solo un'illusione, è stato illuso naturalmente. Molto 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 dolce. Cioè, guardate che roba. No! Mirabilandia, ma... Parcheggio di Mirabilandia, 7 euro. Hanno aumentato anche qua. Ciao Jack. Ciao anche Christian. E stiamo per entrare. Va bene, hanno sia carte che cash. Però hanno ricolorato le ringhiere all'ingresso. E beh, comunque voglio dire, da qualche parte bisogna iniziare. Ed eccoci entrati a Mirabilandia per questa nuova stagione. Esploreremo il parco, vi racconterò la giornata, se ci sono aggiornamenti, se finalmente hanno ricolorato il parco. Non lo so, ora scopriremo tutto quanto insieme. Wow. Vediamo un po' di terra. Tu, col cappellino rosso, sai dirmi dove ci troviamo? Mirabilandia! Mirabilandia! Chi è? Lui? Lui? Ehi, ti sei lavato le ascelle stamattina? Tu invece che animale sei? Io un coniglio! Un coniglio? Puoi diventare un pirata? No, allora tu non puoi diventare un pirata! Mi spiace, Jack, non puoi essere un pirata! Vai, vai, ciao! SpongeBob e Patrick! SpongeBob e Patrick! Forza! Ciurma! Accogliamoli tutti! Dico! Ciao! Eccoci nell'ingresso dei pirati di Mirabilandia. Oh, non ci sono più lo statue. Perché? Ma è vero. What the fuck? Jack, le statue. Dove sono finite le statue? Avevamo fatto un video bellissimo su quelle statue. No, ma, no. Ma hanno tolto tutto qua davanti. Sai perché? Penso perché che ci sia sarà lo spettacolo da finale. Stare in piedi, sì. Giusto. Guarda, si vedono dove c'erano le statue. Sì, qua c'è lo show poi finale. Ah, vabbè, vabbè, ci può stare. Cioè, nel senso, capisco che abbiano bisogno di spazio. La vedo un sacco di viola. Non so se è ricolorato. Però il resto, tipo la ruota, non è proprio ricolorata. I speed non è ricolorato. Vabbè, ora ci facciamo un giro e capiamo tutto quanto. Tra l'altro, mi hanno detto che in teoria dovrebbero aver sistemato reset. Ora, non so cosa voglia dire sistemato. Però andremo a vederlo. Sono un po' emozionato, ma ho paura di essere poi deluso. Un po' emozionato. Io ci credo in parte. In quel caso. Per reset. No, ci sta. Comunque sia, c'è anche lo show nuovo di Casanova. Avremo un momento per parlare anche con lui dopo, quindi un sacco di cose. Ora cominciamo da questo lato, con gli specchi deformanti. Ma chiamano. Oh. Madonna, come facciamo la oh, testa. Oh, sono basso. Davvero? Sono lunghissimo. Sono potentissimi, sono peggio di Catun. Basta, Jack ha già finito la giornata. Motion sickness. Qua c'è la zona col McDonald's e sushi, dove fanno le poke, che è un'azienda esterna che le gestisce, tutti questi due ristoranti. E le poke potrebbero essere interessanti. Non so esattamente dove mangeremo oggi, ma lo scopriremo. 2023. Dai Vertical in questa fase della stagione è ancora chiuso, purtroppo. Aprirà poi durante l'estate, quindi oggi non potremo farla. Jack è molto felice perché non vuole bagnarsi. Questo si può fare, questo sarebbe da fare. Allora, io voglio fare. Questo, secondo me, Mirabilandia dovrebbe prenderlo, smontarlo e metterlo a Mirabilandia, perché non c'entra niente qua. No, proprio non... Psycho Circus per la parte Halloween lo lasciano così. La verità è che quest'anno a Mirabilandia non ci sono novità, o meglio c'è uno show nuovo di Casanova che dopo vedremo. Ah, bello questa cosa. Questo è super interessante. Quindi il linguaggio dei segni, reset, New York, e andiamo a provarla. Sono troppo emozionato per aspettare a lungo. Si sente la musica, che mi sembra anche una musica coerente. Sì. Non è più musica rock a caso. No. Bello, ok. Purtroppo i cartelloni di New York sarebbero da ristampare perché sono veramente completamente andati, sono bianchi ormai, quindi non si vede neanche più. Quindi andrebbero ricolorati, comunque proprio ristampati. Comunque io Walking Dead l'avrei fatta anche in questa zona, ci stava bene. Eh sì, attaccata a questo ci stava, da Dio. Vabbè sì, oddio. E sei diventata synth. Ah, oh, è tornata rock, synth. Ok. Ritiro quello che ho detto, vabbè, però dai, la Statua della Libertà ci sta, bella. Questo era il Chrysler Building. Poi anche i lati che si vedono. O comunque fai questi più alti e li fai 3D, mira. Tipo la Main Street di Movieland, tipo, cioè togli questi cartelloni, alza tutto quanto. Anche sui lati, in modo che non si veda il capannone, perché è inguardabile. Ha le bombolette per bullizzare l'aria. Vai a colorare high speed, presto. Vai a colorare high speed. Ma funziona. Voglio solo vedere se... Comunque, basta poco, basta alzare tutta questa roba qua in questo stile. Lascia stare la città, se proprio tanto non riuscite a tenerla. E già sistemi questa parte di ingresso. Ma non lo dici togliere le scritte? Ma forse è l'unico posto dove ci stanno. Qui ci stanno alla fine. Va bene. Boh, non so se è questo l'ingresso.
Ok, ok, l'ingresso di... Ok, ok. Si entra dal lato giusto. Come no? Bellissimo. Questo era bello. La musica c'è. Questa è quella che si fa sempre col tuo sempre... No, sì, no, sì, io sempre... No, è bella questa. Wow. Una volta c'erano tutti gli schermi che ti raccontavano la storia col professore. Ma fa super paura, tra l'altro. Sì, no, E beh, apocalittica, ci perché stai. Siamo da soli, c'è cioè, come? Ah, sento il professore. Ah, ma gli schermi sono spenti. Qua c'era tutto il pre-show col professore che per qualche motivo hanno tolto ed è un peccato perché era molto bello. Purtroppo niente pre-show come al solito. Però vabbè, vediamo ora cosa succederà. Ok, vediamo, reset. Allora, gli effetti sonori ci sono e va bene. Bella reset, mamma mia, che bella. Ok. Non funzionano. I trigger non funzionano. Il bidone cadeva, sì. Ma sistemate in che senso? Tutte le cose che venivano triggerate con le pistole non stanno funzionando al momento. Bello il centro commerciale. Guardate quanto è bella sta zona. Ci sono i trigger, no? Dove sono? Non ci sono. Anche lui è spento. Lo schermo di Windows. No! No! Ma no! No, Windows XP! Ma non è... Allora, ascoltate, torniamo dopo, magari la sistema, no? Io avevo detto che la pre... Vabbè. Ci proviamo dopo. Non è possibile. Ma anche l'acqua che ribolliva è spenta. No! Mirabilandia, ma... Tra l'altro, questi giravano. È un paesaggio. Ah, no, finire quello che... Ok, ok. Non girano più. Dopo vediamo se il coso che gira. Ma torniamo magari nel pomeriggio o stasera per... Ma poi comunque non c'è la musica. No, ma è veramente, è sempre peggio. No, no, ragazzi. Mi ha accecato. Non vedo più niente. No, terribile, terribile. Allora, terrificante, terribile. Facciamo, allora, io vorrei far finta, torneremo dopo per riprovare. E vede, non funzionava niente, non si poteva sparare, non si potevano muovere i veicoli, c'era Windows XP sulle schermate e adesso loro stavano parlando, i dipendenti qua dietro, dicendo abbiamo deciso di aprire lo stesso anche se ci sono gli schermi che non vanno, quindi lo sanno che ci sono delle cose che non vanno, adesso in teoria spero le sistemeranno. Il problema è che poi nel periodo di tempo in cui hanno aperto e si sono resi conto che ci sono dei problemi, siamo arrivati noi. Tempismo. Hanno beccato proprio le persone più sbagliate. Pessimo. E quindi torneremo dopo e ci riproveremo e cercheremo di... Ora ci stiamo dirigendo verso High Speed e terribilmente senza colori, cioè questa attrazione ha veramente bisogno di essere ricolorata e risistemata perché è cioè io voglio fare una copertina, no? Ma non so, cioè non posso mettere una roba così. Sembra l'Apocalisse. Mirabilandia! Dai, ma non... No! 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 Bellissima High Speed. Hai i coaster migliori d'Italia, ma non puoi trattarmeli così. Cioè, veramente, purtroppo, ovviamente, ricolorare un parco ha dei costi notevoli, no? Però non ci sono novità da anni qua a Mirabilandia. Hanno avuto mille problemi con Desmo che non sono neanche colpa loro, poverini. Cioè, loro hanno comprato un'attrazione fallata e quindi sono nei casini ora, ovviamente. Però, dall'altro lato, Mira, purtroppo, noi pubblico che arriviamo... È vero che i ragazzi che vengono, e siccome Mirabilandia è frequentato un po' meno forse da appassionati alla tematizzazione quanto più ai coaster, dicono vabbè chi se ne frega se è scolorito, tanto mi diverto lo stesso sopra. È vero. Io questa roba personalmente la patisco tantissimo, il fatto che siano completamente senza colore, proprio la patisco tanto. E vabbè, insomma, un girettino ce lo facciamo lo stesso perché High Speed è incredibile, quindi... Ah! Usciti da High Speed, abbiamo pensato di prendere il video finale così potete valutare anche voi la qualità e se ha senso prenderlo o meno. Ma è la seconda volta che facciamo un'attrazione e non funziona niente. Beh, vi dicevo del video perché avremmo voluto prenderlo, ma in realtà non funzionava solo la nostra postazione, la mia e di Jack. E quindi non abbiamo il video del giro su High Speed, ci riproviamo dopo a vedere se riusciamo effettivamente ad avere un video. No, purtroppo è l'unica che non funzionava e quindi non un ottimo inizio, devo dire. Detto questo però, quest'anno, per la prima volta, ho dei biglietti scontati per voi per Mirabilandia. Così che se volete venire al parco potete risparmiare qualcosina. Li trovate col link in descrizione usando il codice
Efrem 35 per avere appunto il 35% di sconto sull'acquisto di un biglietto intero per Mirabilandia. Quindi se vi interessa lo trovate sia sotto in descrizione al video, vi lascio anche una storia in evidenza su Instagram se volete usarlo più avanti durante la stagione. C'è anche un limite di tempo per usarlo, ma poi durante la stagione ne avrò altri, quindi insomma trovate tutte le informazioni in descrizione ed è un buon modo per supportare il canale se decidete di venire al parco. Ora noi proseguiamo sperando in che la giornata migliori. Tra l'altro non smoking area, che credo è arrivato anche Chris. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ah, non è consentito nelle seguenti aree. Qua c'è il drive-in dove mi piace sempre molto mangiare. Vabbè, adesso è... sì, è proprio che è presto secondo me. Magari apre alle 12. Io non l'ho mai visto aperto. È aperto? È chiuso adesso. Lì ci si bagna, mi sa, Jack. E la madonna, ma quanto era bagnato? Era bagnatissimo. Auto splash. Proseguiamo verso Ducati World, dove è tutto chiuso. Cioè, Desmoreis purtroppo è chiusa. Non so dirvi esattamente il perché, immagino per i soliti problemi che continua a avere. Mi spiace, povera Mirabilandia, con tutti questi problemi, anche perché di base è bella ed era anche una bella idea, ma è tutto... ma non funziona. Continua a non funzionare, immagino. Speriamo che per quest'estate sia aperta, ma onestamente ne dubito se non è aperta ancora adesso. E hanno fatto test tutto l'inverno, continuato a provare e riprovare. Non so esattamente quale sia il problema, ma continua a proprio non andare. Tra l'altro si sta anche scolorendo tipo high speed e quindi proprio malissimo. Scrambler Run, l'altra attrazione che c'è in questa zona, è comunque chiusa. La monorotaia è ancora chiusa. C'è la ruota panoramica ovviamente, che invece è aperta e si può fare, anche se pure questa è un po' scolorita, cioè parecchio. Cioè guardate che roba. Il resto del Ducati è ancora abbastanza colorato. Là c'è il Paddock Caffè dove si mangia abbastanza bene. Qua c'è quest'altro ristorante dove di nuovo si mangia bene, almeno gli anni scorsi si mangiava bene. Non so dove mangeremo noi, ma adesso poi capiremo. E nel frattempo ci muoviamo verso la direzione di verso Catun, che almeno quello dovrebbe essere fattibile, ecco. Ah, e tra l'altro qua all'interno ci sono anche i simulatori che dovrebbero essere attivi. E poi c'è questa mini giostra che invece è aperta, che è l'unica che si può fare, che è una flat ride. Mentre questa, Scrambler Run, chiusa. Ho appena realizzato che hanno tolto i binari della monorotaia, ma proprio completamente. La stanno smantellando. No, Mirabilandia, ma era bella. Ma perché? Cioè, immagino non la facesse più nessuno, magari è per quello, ma... No! Ma che tristezza! Andiamo a vedere se i simulatori funzionano, almeno quelli. C'è odore di palestra. Però sì, i simulatori sembrano essere attivi. Rio Bravo, tanto non ci si bagna. Secondo me non ci si bagna. Vabbè, ma non sono neanche bagnati. Allora smettila. Non sono neanche smettila. Bagnati. Adesso ci bagneremo tantissimo. Ma Jack, non ci sono le... sono spente le cascate. Ah, vedi, te l'ho detto che non ci si... Adesso passiamo. Forse... noi sicuro. Sono incastrati tutti laggiù. Si sono incastrati con Monico, comunque noi siamo in coda che aspettiamo. Moments later. E niente, e anche a sto giro non siamo riusciti a farla perché era tutto rotto e non funzionava. I gommoni si sono bloccati e quindi stiamo uscendo senza fare l'attrazione. Andiamo a provare ancora un'altra. Non lo so, prima o poi riusciremo a fare qualcosa, no Mirabilandia? Catun per adesso girava, ma adesso che arriviamo secondo me si ferma. Qui stiamo andando verso Master Time, ma sta girando vuoto. Può essere che stiamo facendo solo dei giri di prova e quindi sia chiusa anche questa. Ora è il primo giorno di apertura, quindi tutto si sta rodando e va bene. Ma il problema è che se una persona decide di venire qua e pagare il biglietto, entrare per godersi la giornata e poi non funziona niente, che è tutto rotto, non importa se è il giorno d'apertura, non è una scusa. Le robe devono funzionare il primo giorno come l'ultimo. Questa cosa è estremamente importante, cioè è un parco divertimenti. È il tuo obiettivo far divertire la gente. Se la gente non può fare le cose, ti fai magari la coda, poi arrivi lì ed è rotto e ti succede su una, due, tre, quattro attrazioni di fila. Capite che uno poi diventa un po' frustrato magari, no? Un inizio un po' triste. Controlli. Non si sa mai. Però è chiuso. Non si sa. Chiuso Master Tai. Ci riproviamo dopo di nuovo per l'ennesima volta. Dobbiamo rifare tutto. Si sa un coda tutto quello che si deve. Dovevamo arrivare molto dopo. Mirabilandia. Vabbè, proviamo a far Catun a questo punto, siamo qua. Vediamo, vediamo. Ti organizzi per una giornata di divertimento, poi arrivi e cominci a essere frustrato perché una roba non funziona, uno schermo c'è Windows XP e l'altra roba te la chiudono appena arrivi. Cioè, adesso io capisco benissimo come funzionano le dinamiche, come funziona il parco, ci sono stato tante volte e quindi capisco tutto e non mi altero nemmeno, va bene.
Ma per una persona che viene qua la prima volta o che viene una volta sola nella stagione, cioè questa cosa è pesante, non deve succedere. Il tuo obiettivo è far divertire la gente in quanto parco divertimenti e non puoi fallire in questo modo. È intollerabile, totalmente. Poi tutti i dettagli sbagliati, tipo le aiuole distrutte, non le sto neanche notando perché c'è di ben peggio quando le attrazioni non funzionano, cioè ti dimentichi di tutto il resto. La stazionata sembra ricolorata, quindi qualcosina. Però mancano le attrazioni, Mirabilandia, cioè devi colorare le attrazioni. Partono dalle stazionate, però meglio che niente. Sempre una certezza, B&M sempre una certezza, funzionava, bella, piacevole, super intensa, super approvata. Tra l'altro a sto giro siamo riusciti a prendere il video, quindi avete visto durante la corsa la qualità del video, così potete anche scegliere se vi interessa, se ha senso prenderlo. La musica tra l'altro nell'area di Catone è sempre ben azzeccata, bravi, almeno qua. Eldorado Falls, non c'è nessuno che lo fa perché fa freddo, immagino che... Ti bagni brutto, ci sta. Qui ti bagni veramente tanto. Sì, questo è il saloon in cui abbiamo mangiato l'anno scorso, trovate il video sul canale, non è male. Bello, ben tematizzato, bravi. Musica in quest'area ben tematizzata. Questo lato del parco è il mio preferito perché ha la musica giusta e tematizzato, l'altro lato no, questo sì. Con l'ingresso di Dinoland, Raptotana, Flat Ride nella zona dinosauri, quest'area è veramente ben tematizzata, bravo Mirabilandia. A parte questa canzone, ma tutto il resto è veramente bello. Hanno anche le casse self-service, eccole. Bella chiusa comunque. Ah. Ma no. Ah, no. Dai, ci sono, ma levano le casse. Non sono mutabili, ma ci sono. Beh, la pizza non ha una brutta faccia comunque. Facciamo pranzo al Paddock Caffè, che dovrebbe avere le piadine con i menù. Vediamo, vediamo. 14,90 Pepsi Max con menù Max con patatine grandi. La piadina, che in questo caso è squacquerone e rucola. Non sembra male. E poi una Goleador. Perché ho preso questa. Ah, e il caffè. Ah, ok. E le due salse anche. Il menù normale di base costa 10,90. 10,90 maxi più 1. 11. Ah, maxi 11,90 se lo vuoi maxi, sì. Le salse sono tipo 20 centesimi, sì. L'una tipo qua. Patatine buone. Sono anche appena fatte secondo me. È molto buona. Ma se non la fanno bene qua. La piadina è super consigliata qua a Mirabilandia perché già gli anni scorsi comunque la fanno sempre bene. Jack ha preso anche un biscottino pasquale. Buono? Molto 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 dolce. Mi ha decapitato un pezzo per assaggiarlo, grazie. Tanto dolce, detto. È tipo zucchero ma troppo. Caffettino. Ora ripartiamo e riproviamo e vediamo se le cose funzionano adesso. Ah, quando hanno Windows 7 o 10? Windows 10? Ok. Almeno c'è stato un upgrade da reset. Devo dire che comunque si mangia bene, le piadine sono buone. Sono anche bello pieno, forse il menù maxi è fin troppo per me. Ma ora ci dirigiamo verso The Walking Dead a vedere un po' se è aperta per farla. Qua lo spettacolo, ah, hanno proprio tolto la... Qua facevano lo spettacolo dei tuffi, ma hanno proprio tolto tutto. C'è il palo per i tuffi. Ah, comunque qua hanno svuotato delle rapide completamente. Quindi boom, chiusa. Mi sa che questa oggi non la faremo. Vabbè. Ah, non forse la stanno riempiendo di nuovo. Ora, io amo Mirabilandia, nel senso che è uno dei parchi da cui, in cui venivo da piccolo, ci sono molto legato. Chiaramente andavo di più a Gardaland, lo sapete che è il mio preferito. Ma Mirabilandia ha comunque un bel posto nel mio cuore, anche perché ha i miei coaster preferiti. Però vederlo così mi fa veramente male al cuore, cioè è proprio male. In particolare oggi sono sicuro che durante la stagione migliorerà e andrà meglio. Però è veramente una tortura vedere Mirabilandia in questo stato. Mi spiace davvero. È solo che Mirabilandia io non posso veramente dire nulla di positivo. Poi, cioè, oggettivamente non funziona niente. È scolorito. Le robe non...
cioè, ora speriamo che il nuovo show sia bello e che The Walking Dead regga, perché l'anno scorso era veramente bella. Forse l'Holmes Hotel al Movieland è migliore come tematizzazione, però non era veramente niente male, quindi vediamo un po' come sarà. Non posso riprendere all'interno, non mi danno la possibilità, però sentirete l'audio e le nostre urla. Quindi torniamo a The Walking Dead e vediamo un po' come sarà. Io odio a me morte questo tendone che si vede, però vabbè, va bene, diciamo che la struttura intorno non è male, è solo che sto tendone è altissimo, però farei queste coperture ancora un po' più alte, ma basta poco, tanto così alla fine. O comunque fai una sorta di tetto sopra il resto di lamiera, no? Bello che abbia proprio il tema di The Walking Dead. Sono arrivato alla sesta, forse settima stagione, poi ho mollato perché è troppo lunga e ridondante come serie, però bellissima. Quindi ora entriamo. La gente esce abbastanza approvata. Già l'anno scorso era intensa comunque, quindi vediamo. Bravi, bravi, col cappello al coperto. Se avete paura che arrivi troppo ossigeno al cervello. Appena usciti da The Walking Dead, l'anno scorso quando ho fatto questa attrazione, poi mi sono rimesso a guardare perché avevo visto solo la prima stagione di The Walking Dead, quindi a livello pubblicità ha funzionato, nel senso che l'anno scorso l'ho rivista effettivamente fino alla sesta stagione. E ora, dopo aver rivisto anche la serie, ho apprezzato ancora di più i dettagli, da Lucilla Mazza, c'è uno dei personaggi di The Walking Dead, cioè è proprio ben tematizzata comunque, con anche alcuni dei personaggi che ti introducono la storia, quindi questo super approvato, mi è piaciuto un sacco. Poi a livello di tematizzazione l'Holmes Hotel è su un altro livello, c'è poco da fare, è migliore a livello di tema proprio, per quanto questa sia fatta comunque bene, ma è più classica horror house che è proprio storia tematizzata, che per carità in realtà basta. Però poi mi piace il fatto che interagiscano con te, ne avevo fatta una agli Universal, sempre The Walking Dead, quando c'era ancora Hollywood, e lì era un po' più bella perché era a livello di tematizzazione ancora migliore ovviamente. Però dai, regge abbastanza, è bella, c'è un biglietto a parte per entrare qua rispetto all'ingresso, quindi secondo me ci sta a farla una volta se vi piacciono le horror house, per cui se passate di qua secondo me un girettino ha senso farlo, perché poi bella è bella per quanto ci sia un biglietto a parte. Gli attori sono molto bravi e questo ti fa immergere bene, dicono un sacco di parolacce. A parte questo, è vietato ai minori di 12 anni, quindi comunque se entra uno di 13 anni, sì, ci sta, però gli dicono veramente tante di parolacce, secondo me stona un po' in generale, non che non le dicano nella serie, però resta un po' forzato. Oil Towers, due combo tower con sequenze leggermente diverse, ma sono anche molto poco intense in realtà, non mi fanno impazzire onestamente. E ora andiamo a fare Buffalo Bill Rodeo senza Jack. Andate. Perché andate. È uno sfigato. No, io sto malissimo queste cose. Arrivederci. Io un disco coaster così non l'ho mai fatto. Mai? Ma come no? Così grosso, Etna, così grosso. Ah vabbè. A Etland è piccolino. Ma non è neanche grosso, è piccolo questo. È bello. 12 seconds later. E niente, è rotta, non si può fare. Andiamo a farci un Gold Digger, che almeno dovrebbe essere aperto. Oio, oio, oio! Oh, sada! Ma quella che ti frega è la seconda, perché frena comunque con questa intensità. Ce ne sono 3 o 4. Tornata l'acqua, ma niente rapide ed è tutto fermo, quindi niente per oggi, mi sa. E continuano i test come ogni anno, ma test senza apertura. A sto punto mi accontenterei di farlo anche a questa velocità. A questa velocità, sì. Va bene tutto, basta salirci. Basta farlo. Alla fine è un pezzo tipo così da esposizione. Che vai lì, sì. Guardi, dici, ah, bello, sta bene in quest'area. E laggiù c'è Hot Wheels, lo stunt show di Mirabilandia, che vi consiglio assolutamente di vedere, ma che oggi non vedremo perché c'è anche lo show del Mago Casanova alle 15.30, che poi rifanno anche alle 17.30, quindi doppio appuntamento, e dura 45 minuti lo show di Casanova, per cui andiamo a vedere quello, perché abbiamo paura di non riuscire a fare in tempo e a vederli entrambi. In una giornata normale potreste vederli in due punti diversi della giornata, ma noi oggi abbiamo un'intervista col Mago, dobbiamo andare a quello spettacolo lì, senza contare poi il treno per tornare a Milano per me, quindi... Per cui prima andiamo a riprovare A-Speed per avere il nostro video sull'attrazione. Ci riproviamo. Rifacciamo A-Speed quindi. Questo sembra un déjà vu, ma ci riproviamo a prendere il video. Ce l'avremo fatta? L'avrete visto? Niente, non ha funzionato il video. Ritorniamo. Allora, non andiamo in ultima fila, che magari becchiamo il treno che non va all'ultima fila. Però neanche... Neanche terzo. Quell'altra di prima. Ma andiamo avanti finché non funziona. Sì, no, all'infinito. Facciamo tutte le file di tutti i treni. E ancora una volta stiamo testando. Ormai questa... Questa è la ripresa che continua. Non ce la faccio più comunque. Ci siamo. Sì.
Ancora una volta? No, no, basta. E qua c'è un nuovo shop, Pineapple Store, con delle robe di SpongeBob all'interno. Ok, andiamo a esplorarlo al volo. Poi andiamo a vedere lo spettacolo nuovo con Antonio Casanova. Bello anche il cappello, le maglie, belli. Ciao. Sì, Nickelodeon in generale. In generale, sì. Bello. Ora andiamo in teatro a vederci lo show. Ecco che hanno aperto le porte e ora andiamo a vedere il primo show della stagione di Antonio Casanova. Show di magia qua a Mirabilandia nel teatro. Sono curioso onestamente, dovrebbe durare 45 minuti e in teoria dovrebbe andare avanti fino a giugno questo spettacolo, a meno che poi non decidano di prolungarlo. Ma sono curioso di vederlo. Non si può riprendere all'interno, quindi ci vediamo post spettacolo con una breve chiacchierata con Antonio Casanova. Aspetta, che due fiorellini qua ci potrebbero stare bene di fianco al teatro. Magari li metteranno più avanti nella stagione o gli ampiantati devono nascere, ma non... E questo è il teatro dall'interno, ci vediamo all'uscita. One hour later. Appena finito lo show, molto carino. Quanto è durato, Jack? Un'ora da quando ci siamo seduti. 58 minuti. Eccoci Antonio. Eccoci. Ciao. Ciao. Allora Antonio, lo show è molto bello, a me è piaciuto molto. Grazie, dall'inizio molto alla fine. Gentile, sono un illusionista, ti ho illuso naturalmente. Mi hai completamente illuso. Sono stato fermo per tutto lo spettacolo, non ho fatto nulla. Ma tu non c'eri neanche, eri seduto di fianco ma a me. Certo, ma non te ne sei accorto. Tra l'altro questa collaborazione con Mirabilandia sono robe che hai già fatto in altri show? C'è qualcosa di nuovo? No, no, aspetta, è tutto nuovo. Quando Mirabilandia ha deciso incautamente di darmi il teatro, una pessima scelta. Sì, io ho detto no, avevamo già fatto lo spettacolo di Halloween con loro, è stato un successo perché il parco ha questa capacità di attrarre già di per sé, quindi io vivo di luce riflessa, però effettivamente il teatro era sempre pieno e quindi ci è venuta voglia di fare uno spettacolo diversificato. Ho detto non voglio usare niente di ciò che ho fatto ad Halloween, quindi, però ho detto voglio fare una cosa che parli dell'illusionista. Cioè tutti mi chiedono per la strada, ma chi è cosa fa un illusionista? E sono bellissime queste domande, allora diamo una risposta a queste domande. Bellissimo. E tra l'altro mi è piaciuto un sacco il fatto che c'era proprio una storia, cioè tu racconti questa storia tramite le illusioni. Io ho sempre creduto che le storie fossero fondamentali. Quando avevo la tua età mi dicevano no, ma tu fai le magie e basta. Tanto io mi sono sempre scornato con questa cosa. Il fatto che tu me lo dica, sono d'accordissimo, mi fa veramente molto piacere. La parte piacere che mi è piaciuta proprio è al di là di tutte le magie. Sì, hai visto gli elefanti sul palco, gli elefanti, le giraffe, e la storia lo rende ancora più alto. Quindi alto? Quanto sei alto? 1,82. Caspita, sei più alto di me? No, allora aspetta che mi faccio un voletto proprio. Allora, show finito. Devo dire bello. Se passate la Mirabilandia assolutamente ha senso vederlo, soprattutto se vi piace la magia. Ma comunque in particolare, come vi ho detto nella sua intervista, lui racconta lo show con le storie. Cioè, racconta una storia e inserisce i trucchi. Ed è fatta proprio bene. Poi lui è comunque un professionista mega rodato anche da come parla, da come racconta le cose. E questo fa tantissimo. Cioè, dopo anni di esperienza, ovviamente tutto questo aiuta tantissimo. Però bello, belli i trucchi. Ce ne sono alcuni che sono veramente pazzeschi. Però lui è veramente bravo. Quindi vi consiglio lo show finché sarà disponibile, in teoria fino al 4 giugno. Poi non si sa se lo allungheranno, ci sarà ancora durante la stagione. E tra l'altro non è tutti i giorni, dovete controllare a calendario quando effettivamente è lo show. Consiglio assolutamente di vederlo. Questa giornata sta per volgere al termine. Purtroppo Reset non ha più riaperto durante la giornata. Siamo riusciti a farlo solo a schermi impallati. Ci hanno detto che ci sono stati dei problemi. Non so come mai, cioè problemi all'ultimo minuto. Voglio dire, non so se nei giorni scorsi non hanno fatto test, però fa strano che non funzioni nulla proprio la mattina dell'apertura. Però so che avevano testato e provato le cose, quindi in teoria dovevano funzionare. Non so cosa sia successo. Tornerò durante l'estate ancora e proverò di nuovo Reset per l'ennesima volta, sperando che sia a posto, con la musica giusta, con gli effetti che funzionano, con gli schermi che funzionano senza Windows XP. Magari aggiornare il sistema operativo e farlo girare su qualcosa di più moderno. E poi Mirabilandia è il pre-show con lo scienziato che parla, cioè era veramente bello. Riattiva quegli schermi e raccontami il pre-show. Tra l'altro mi pareva fosse anche più lunga la coda una volta, forse l'hanno accorciata negli anni, non lo so. Qua c'è un altro degli show. E si conclude questa giornata a Mirabilandia. Una Mirabilandia veramente un po' in crisi, secondo me. A parte questo show di Casanova, che comunque ci stava, era bello, super ben gestito da lui perché è un professionista incredibile. Però devo dire che onestamente sono un po' deluso da Mirabilandia. Nel senso che
così male non l'ho mai vista, è tutta scolorita. Oggi non funzionava niente, ci sta che l'apertura è, debba rodarsi un po', però come vi ho detto prima non è comunque una scusa, perché la gente che viene e paga per questa giornata esce scontenta. Ora magari oggi è un caso e da domani sarà tutto perfetto, però bisogna veramente fare molta attenzione a queste cose, perché basta poco per rovinare la giornata al pubblico che arriva e si vuole solo godere una bella giornata al parco. Quindi Mirabilandia, io ti voglio un bene incredibile, ma il parco è da ricolorare, e anche solo partendo da lì. Lo so che è una cifra notevole, ma anche solo, va bene, avete colorato le ringhiere, che è ottimo. Però le attrazioni in sé, tipo High Speed, almeno le principali, Catoon non ne ha bisogno, Catoon sta bene comunque. Ma il resto ha proprio bisogno di essere colorato e sistemato, perché già solo da quello hai un'impressione in più del parco stesso e te la godi un po' di più. Sistemare i cartelloni di reset, o comunque risistemare un pochino quell'area che ne ha comunque bisogno, ed è un altro ottimo punto. E poi ci serve una novità, nel senso che sono anni che non ci sono novità, anche piccola, anche però... un'attrazione. So che purtroppo i problemi che ci sono stati con Desmo Race non dipendono dal parco e sono più grandi di loro, ma non so con che soldi, ma ci va un investimento notevole. E Mirabilandia è sotto un gruppo più grosso che contiene anche il parco di Warner Bros, per esempio, in Spagna, che sta avendo comunque novità, quindi non so perché a Mirabilandia non danno nulla, ma ci va una novità che spinga un po' il parco e lo riporti ad essere al livello di come era gli anni scorsi. Cioè, Mirabilandia aveva un nome incredibile. Adesso ha comunque dei bellissimi coaster, ma siccome il tema principale sono i coaster, più coaster in modo da riempire bene il parco. Perché ora anche a livello di tematizzazione ci sta abbastanza, ma c'è bisogno di novità. Cioè, si sente proprio la voglia di novità e di ricolorare questo povero parco. Quindi spero vivamente che questo potrà accadere, e di sistemare il reset, perché io ho un pallino fisso ormai, il reset la voglio vedere sistemata. Ma Mirabilandia, io giuro che vengo e ti faccio una consulenza sul come sistemare il reset pezzo per pezzo, e poi la seguiamo insieme e la risistemiamo. Vi faccio il video di reset, ve lo giro io, ci penso io, vi rifaccio la tematizzazione, ma vi prego, è ormai la mia missione di vita far sì che il reset funzioni da Dio. Grazie di tutto Mira, ci rivediamo più avanti nella stagione, perché tornerò di sicuro, probabilmente per la stagione estiva quando apre Mira Beach e poi ad Halloween. Tra l'altro breve cominceranno a uscire video dall'Asia, tra cui Tokyo Disney Sea, quindi non perdetevi, iscrivetevi al canale, e noi ci rivediamo molto presto con altre avventure sempre qua su iFrames Adventure.